siete tra gli amanti della merenda salata, ecco la ricetta che cercavate. Parliamo della focaccia di patate. Iniziamo la nostra preparazione facendo sciogliere 10 g di lievito di birra con 250 ml di acqua a temperatura ambiente. Uniamo 250 g di patate che ho precedentemente lessato e reso a purè e amalgamiamo. Ho messo la patata perché renderà la focaccia morbida e soffice. Uniamo 6 g di zucchero e lavoriamo. Versiamo 50 ml di olio di semi, uniamo 400 g di farina più quello che assorbe. E ci aiutiamo con la frusta fin quando possiamo. Aggiungiamo 10 g di sale. Questa ricetta è veloce da preparare, perfetta da farcire, buonissima da sola, ottima da consumare al posto del pane. Trasferiamo l'impasto sul tagliere e continuiamo a lavorarlo. Lavoriamo il nostro impasto fino a quando non risulterà appiccicoso. Formiamo il nostro panetto, lo mettiamo nella ciotola e lo lasciamo lievitare. Copriamolo con la pellicola e lasciamolo lievitare per 2 ore. Trascorse le 2 ore, verso l'impasto lievitato in una teglia e lo stendo su tutta la superficie aiutandovi con un po' di farina. Copro e lascio lievitare ancora 1 ora. Ora che l'impasto è lievitato, con le dita unte creo i tipici buchi della focaccia. Precedentemente ho preparato un mix di 15 ml di acqua e 30 ml di olio. Ora stendiamo il mix di acqua e olio sulla superficie. Mettiamo un po' di sale grosso sulla superficie e profumiamo con aghetti di rosmarino. Mettiamo la nostra focaccia nel forno a metà altezza per circa 30 minuti a una temperatura di 180 gradi. Eccola qui la nostra focacciona, altissima, sofficissima, in una parola irresistibile. E anche questa video ricetta è terminata. Se vi è piaciuta, mi raccomando, mettete un like, condividete e se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti da Alessandra e dalla cucina di Soleil.